Dopo Limone Piemonte, anche Saluzzo ha deciso di applicare la tassa di soggiorno turistico. Tra un mese, dal 1 gennaio, chi dormirà nella città del Marchesato dovrà pagare la nuova imposta. La tariffa sarà decisa dalla Giunta e dovrebbe aggirarsi attorno ad un euro, il costo di un caffè. Con la tassa di soggiorno il Comune conta di ricavare 20-30 mila euro all'anno. La cifra, così come prevede la norma sul federalismo fiscale che introduce la tassa, sarà utilizzata per promuovere il prodotto Saluzzo, una causa sposata anche dall'ATL del Cunese. Siamo in un momento congiunturalmente difficilissimo dal punto di vista economico. Se noi vogliamo sostenere certi eventi, se vogliamo ancora fare promozione, la tassa di soggiorno è un passaggio obbligato. Chiaramente è un discorso che va costruito e parametrato in base alle stagioni, in base alle strutture. Il passo successivo sarà quello di sentire i comuni sulla loro disponibilità e il loro interesse. Tutta l'Europa ha la tassa di soggiorno, se vogliamo essere una realtà turistica siamo obbligati ad averla anche noi. L'ATL e la Regione hanno annunciato la sperimentazione a livello provinciale della tariffa. La bozza d'accordo per Cuneo e le sue valli sarà presentata ai sindaci lunedì nell'assemblea dei centri che fanno capo all'azienda turistica locale del Cunese.